Good morning, Berlin. Vi leggo due cose a volo. So che coma, i concetti sono interessantissimi. Prima di leggervi quello, vi leggo una cosa, giusto così. Psiche rimane dunque un concetto fisico, mentre nel testo omerico theos e daimon sono i termini usati per indicare la divinità. Daimon deriverebbe, Platone, Cratilo, da dammai, che significa conoscere. Gli dei e i demoni sono coloro che sanno, i sapienti. Socrate, a me dunque pare questo, e che egli soprattutto li chiami daimones, poiché erano intelligenti, e daimones, savi, li ha chiamati daimones. Anche nella nostra lingua antica ricorre in tal senso questo nome. Egli dice dunque bene, e così gli altri poeti, quando dicono che un uomo realmente buono dopo la morte ottiene una grande sorte e onore, diviene daimon, secondo l'eponimia della sua saggezza. Allo stesso modo ritengo anch'io che ogni uomo che sia buono sia appunto daimonios, divino, da vivo e da morto, e che sia chiamato giustamente demone. Platone da Cratilo. Qui invece un pezzo tratto dalla Via Druida. Il demone, anima superiore o spirito, è dunque sapiente ed è oggi quello che potremmo chiamare il sé o sé superiore. La possibile derivazione di daimon da daiomai, spartire, distribuire, da cui assegnare o distribuire il destino, ne indica inoltre la funzione di guida nelle peregrinazioni nel mondo della materia. Ok, vado veloce perché. Oh cavolo, fermi tutti, non mi sono perso il segno. Oh, che miseria. Che pazzesco. Ah no, l'ho ritrovato. Allora, veloce, un po' lungo. Questo dunque è il compito che deve intraprendere l'Adeptus Minor: scacciare dai Sefirot del Nefesh i Sefirot maligni e usurpatori, equilibrare l'azione del Sefirot del Rauch in quelli del Nefesh, impedire alla volontà inferiore, alla coscienza umana, di cadere nel posto della coscienza automatica, usurpandolo, rendendo il re del corpo, la volontà inferiore, obbediente e sollecita nell'eseguire i comandi della volontà supervolontà, sempre con la V grande, e superiore pure, affinché non sia né un usurpatore della facoltà della volontà superiore, né un deposta sensuale, bensì un sovrano iniziato, un re consacrato, viceré e rappresentante della volontà superiore, perché da essa è ispirato nel suo regno, che è l'uomo. Avverrà allora che la volontà superiore, cioè il genio inferiore, discenderà nella dimora reale, così che la volontà superiore e la volontà inferiore saranno una cosa sola, e il genio superiore, anche qui genio superiore, G grande, S grande, discenderà nel Keter dell'uomo, Keter è la corona, portando con sé l'immensa illuminazione della sua natura angelica, e l'uomo diverrà ciò che è detto di Enoch, e Canoch camminò con Dio, e più non fu perché Dio lo prese. Tu devi inoltre sapere che il nefesh dell'uomo diverrà come il genio della persona maligna, così che la persona maligna sarà come il potere del divino nei Klipoth. Come detto, dove andrò fuggendo dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se ascendo al cielo, tu vi sei. Se faccio il mio letto all'inferno, ecco, tu vi sei. Salmo 139. Perciò anche la persona maligna non è tanto maligna quando adempie la sua funzione, perché è l'inizio di un fuoco riflesso dalla luce sui Clipot, ed è questo che è celato nel detto Tifone, il fratello di Osiride. Ascolta quindi un mistero della conoscenza del male. Il rituale, vabbè, dell'Adeptum Minor dice che anche il male aiuta a raggiungere il bene. Quando i Sefirot maligni vengono espulsi dal Nefesh della persona maligna, nella persona maligna in un certo senso vi sono equilibrati. La persona maligna può essere simile a un animale grande e forte, tuttavia addomesticato, che l'uomo cavalca, e allora diviene una forza sulla sua base fisica d'azione. Questo mistero tu lo terrai celato alla conoscenza del primo ordine, ancor più a quella del mondo esterno, perché come una formula ed un segreto pericoloso. Ora tu comincerai a comprendere il detto egli discese all'inferno, ed a comprendere inoltre in parte questa forza, e comincerai a capire la necessità del male nella creazione materiale. Perciò non disprezzare troppo le forze maligne, perché anch'esse hanno un posto ed un dovere, ed in ciò consiste il loro diritto all'esistenza, ma frena la loro usurpazione e rigettale sul loro piano. A questo fine maledicili per i nomi possenti se necessario, ma non disprezzarle per la loro condizione, perché così tu stesso verresti indotto in errore.
Vi è anche un grande mistero che l'adeptum minoris deve conoscere, cioè come la coscienza spirituale può agire intorno e oltre la sfera della sensazione. Qui lo spiega bene quello che a parole mie, terra terra, ho cercato di spiegare in alcuni video, sulla connessione, su come agisci col pensiero. Il pensiero è una forza possente quando è proiettato con tutta la forza della volontà inferiore sotto la guida della facoltà della ragione e illuminato dalla volontà superiore. Perciò nel tuo lavoro occulto ti si consiglia di invocare i nomi divini angelici affinché la tua volontà inferiore possa ricevere l'influsso della volontà superiore, che è anche il genio inferiore, dietro cui stanno le forze onnipotenti. Questo dunque è il modo operativo magico dell'iniziato. Quando vede nella visione dello spirito, quando vede una visione dello spirito, trama la sua sapienza arcana, egli conosce la disposizione e la corrispondenza delle forze del macrocosmo, scegliendo non già molti simboli, bensì uno solo, equilibrato e con i suoi correlativi. Egli invia un raggio di pensiero dalla sua coscienza spirituale, illuminata dalla sua volontà superiore, direttamente sulla parte della sua sfera della sensazione, che è in consonanza con il simbolo impiegato. Là, come in uno specchio, egli percepisce le sue proprietà riflesse dal macrocosmo e irradiate nell'abisso infinito dei cieli. Egli può seguire il raggio riflesso e, concentrando la sua coscienza unita in quel punto della sua sfera della sensazione, può ricevere il riflesso diretto del raggio dal macrocosmo. Ricevendo così il raggio diretto riflesso nel suo pensiero, egli può unirsi con il raggio del suo pensiero, onde formare un solo raggio continuo dal punto corrispondente del macrocosmo al centro della sua coscienza. Se invece di concentrarsi su quel punto della sfera della sensazione, egli tratterrà il raggio pensiero in modo che si limiti a toccare la sfera della sensazione, in quel punto percepirà il riflesso del raggio macrocosmo risplendente a quel simbolo nella sfera della sua coscienza. Ma egli riceverà questo riflesso colorato dalla sua stessa natura e quindi falso in una certa misura, perché la sua coscienza unita non è riuscita a mettersi a fuoco lungo il raggio pensiero della circonferenza della sfera della sensazione. E questa è la ragione per cui vi sono tanti e diversi errori nelle visioni dello spirito compiute da chi non è preparato, perché il veggente non istruito, anche se esente dalle illusioni delle ossessioni, non sa come unire la sua coscienza e le armonie tra la sua sfera della sensazione e l'universo, il macrocosmo. Perciò è tanto necessario che l'adepto minor comprenda correttamente i principi e gli assiomi della nostra sapienza segreta. Dal viaggio nella visione dello spirito, essendo noti il simbolo, il luogo, la direzione o il piano dove si delibera agire, un raggio pensiero viene inviato nella loro pa parte corrispondente della sfera della sensazione del Nefesh. Il raggio pensiero viene scagliato come una freccia dall'arco attraverso la circonferenza della sfera della sensazione, direttamente dal punto desiderato. Quando vi giunge, si forma una sfera di luce astrale per l'azione della volontà inferiore illuminata dalla volontà superiore. Agisce tramite la coscienza spirituale per il riflesso lungo il raggio pensiero. Questa sfera di luce astrale è tratta in parte dall'atmosfera circostante. Formata la sfera, un simulacro del veggente viene riflesso in essa lungo il raggio pensiero e questa coscienza unita viene poi proiettata in essa. Questa sfera è allora un duplicato per riflesso della sfera della sensazione. È detto: credi di essere in un luogo e vi sarai. In questa proiezione astrale, tuttavia, una certa parte della coscienza deve rimanere nel corpo per proteggere il raggio pensiero. Al di là della sfera della sensazione, nonché la sfera stessa al punto di partenza del raggio pensiero, dagli eventuali attacchi di forze ostili, e quindi la coscienza in questa proiezione non è forte come quando è concentrata nel corpo naturale, nella vita normale. Il ritorno avviene mediante un'inversione di questo processo ed eccettuati coloro che hanno un nefesh ed un corpo fisico eccezionalmente forte e sani, l'intera operazione di vedere e viaggiare nelle visioni dello spirito è naturalmente faticosa. Vi è poi un altro modo di proiezione astrale che può venire usato da un adepto più esperto e avanzato. Consiste nel formare prima una sfera della sua sfera, una sfera dalla sua sfera della sensazione, gettandovi il suo riflesso e poi proiettando interamente la sfera nel luogo desiderato, come nel metodo precedente. Ma non è facile riuscirvi se non vi si è esperti. Questo è a proposito della veggenza e del viaggio nella visione dello spirito. Ok, mi fermo qua. Oddio, ci sarebbe altro. Dai, facciamo un po' a puntate. Dall'ossessione transmorte.
L'ossessione penetra sempre attraverso una separazione dalla volontà superiore alla volontà inferiore, comunemente indotta inizialmente da un raggio pensiero della coscienza spirituale, don del pericolo dei cattivi pensieri, mal governata, che penetra nella sfera delle sensazioni e vi mette un'altra potenza, umana, incarnata od umana, disincarnata, elementare o demoniaca. La prima azione di questa forza consiste nel lusingare la volontà inferiore fino a quando avrà stabilito fermamente una breccia nella sfera della sensazione, e così causerà una tensione nel nefesh che renderà meno concentrato il rauk. Non appena il rauk è abbastanza disperso per riparare la tensione del corpo fisico, la volontà inferiore risulta indebolita e presto viene assalita e legata dall'invasore. Ne deriva la sensazione di freddo e di sonnolenza che solitamente pronunciano l'ossessione. Ora, per cedere la forza necessaria e soprattutto la volontà inferiore, escludendola ad ogni possibilità di comunicare con quella superiore, l'idea eccessiva procede impadronendosi di Dat, e conseguentemente questo è il grande punto dell'attacco, specialmente quella parte del corpo fisico che si trova dietro la testa, la congiunzione con la spina dorsale. Ora, a meno che la volontà inferiore si sforzi volontariamente di ristabilire il collegamento, è impossibile per la volontà superiore intervenire, poiché la volontà inferiore è il re del corpo fisico. Ricorda che nessuna forza ossessiva potrà sopraffare la volontà inferiore se questa coraggiosamente e nonostante ogni opposizione aspira alla volontà superiore. La trance può derivare dall'azione dell'ossessione o dall'azione della volontà superiore, quindi i suoi aspetti sono vari. La morte sopravviene nell'uomo naturale quando l'azione mentale del Rauch e del Nefesh è definitivamente e completamente interrotta nel corpo fisico. Nell'adepto la morte può sopravvenire solo quando la volontà superiore vi consente, ed in questo è racchiuso l'intero mistero dell'elisir di vita. Slater, alligator.